Ciao amici, c'è una parola che oggi gira tanto nel mondo dell'autoformazione, non la formazione delle macchine, la formazione di se stessi, e la usano tutti, autostima. La parola autostima è diventata sinonimo di successo, realizzarsi nella vita, vivere con felicità e soddisfazione. Ma è davvero così? Ma certo, forza e bellezza è anche successo. Giusto, ma davvero l'autostima di cui tutti parlano è quello che fa la differenza? È quello che ci vuole? Serve un'autostima forte? Ai ai ai, non è proprio così. Ti stupirà sapere cosa hanno scoperto gli scienziati di Harvard nei loro più recenti studi sui tratti comuni delle persone di successo. Se aprite un sito come Amazon nella sezione autostima ci sono migliaia di libri, perché nella nostra società occidentale il problema dell'autostima è tra i più sentiti. Nel campo della formazione sulla crescita personale è considerata un tratto essenziale. Senza una buona autostima non si ottiene nulla nella vita, non si avanza nella carriera, non si attraggono relazioni positive, si rimane fermi al palo mentre il mondo avanza. Lo avete sentito dire anche voi, giusto? Certo, per una partenza forte serve un'autostima forte. Devo dirvi la verità, vi dico ciò che penso. Sono d'accordo col discorso dell'autostima, ma c'è qualcosa che non torna. Davvero ripeterci che siamo perfetti e fantastici ottiene l'effetto desiderato? Davvero costruire un'immagine esteriore perfetta e impeccabile ci aiuta a migliorare come persone? E quando facciamo degli errori o la vita inevitabilmente ci butta giù o ci arrivano delle sfortune, delle difficoltà, è davvero l'autostima quella che ci serve per rialzarci? Come manteniamo l'immagine vincente di noi stessi di fronte agli errori che inevitabilmente tutti facciamo? Secondo me oggi non fare errori nella vita è praticamente impossibile, è tutto così complicato. E non esiste una guida per affrontare la vita senza sbagliare. Se è vero che sbagliando si impara, l'esperienza si può arricchire, ma la nostra autostima? Per fortuna non sono la sola a farsi queste domande, se le sono fatte anche gli studiosi di Harvard, che sicuramente hanno molti mezzi, molti più di me, per studiare bene la faccenda. E infatti ci sono molti studi su questo argomento, alcuni molto importanti, e trovate il link in descrizione. Sapete cosa hanno scoperto? Intanto che mettere un like a questo video fa bene all'autostima, alla mia ovviamente. Tanti mi piace e tanti nuovi video, tanta autostima per me. Ma torniamo a noi. Gli studiosi hanno scoperto che l'autostima di per sé non è collegata né al successo né alle qualità umane di una persona. La maggior parte delle tecniche per migliorare l'autostima agisce sull'ego e non sulla parte profonda, l'anima. Ogni giorno, ricordandoci quanto siamo bravi, cercando di proteggerci dalle brutte figure o quando capita un imprevisto, noi cerchiamo di proteggere e coltivare l'ego, ma vediamo che non funziona. Infatti, avere un'autostima più alta non si traduce automaticamente in un lavoro migliore, non ci fa essere un partner o un genitore migliore, né un leader perfetto, e non ci fa nemmeno scegliere uno stile di vita sano necessariamente. Sicuramente c'è un errore. Beh, ad Harvard di solito ci azzeccano. I risultati sono frutto di statistiche dettagliatissime e ci offrono la soluzione. Ecco qual è il concetto che dovremmo esprimere quando parliamo di autostima. Si chiama self-compassion in inglese e autocompassione, ma non suona tanto bene. Comunque, autocompassione in italiano. Io non ho bisogno di piangermi addosso per avere fiducia in me stessa. Non ho detto autocommiserazione, c'è un po' un problema di traduzione. La compassione di cui parlano gli scienziati è una qualità tecnica. È la capacità di non giudicare noi stessi, non autodistruggerci per gli errori che facciamo, di accettare le parti di noi stessi che non sono in linea con la versione perfetta che il mondo ci propone o che abbiamo dipinto nella nostra testa o intorno a noi. Siccome parliamo di scienziati, però bisogna sottolineare che accettarsi per loro non vuol dire lasciarsi andare passivamente, vuol dire osservare in modo distaccato per trovare una soluzione. Dalle ricerche emerge che un atteggiamento più compassionevole verso se stessi rende più ottimisti, più felici, riduce ansia e stress e ci protegge dalla depressione. E come si pratica questa autocompassione verso se stessi? Ottima domanda! Questa conversazione richiede un video dedicato che pubblicherò tra poco. Per essere sicuri di vederlo appena esce, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella delle notifiche, così ci pensa YouTube ad avvisarvi
per ogni nuovo video. Oppure, se volete che vi avvisi io personalmente, scrivetemi la vostra mail nei commenti, così restiamo in contatto diretto. Comunque non vi voglio certo lasciare senza una guida. Ecco il mio consiglio. Il primo passo per avere compassione verso se stessi è provare gratitudine. Io lo faccio tutti i giorni e vi posso garantire che funziona. Ho fatto diversi video sulla gratitudine dove racconto come attivarla. Li trovate nel link in descrizione o cliccando sulla i qui in alto. Andate a vederli perché sono fondamentali, la base di tutto, e dovete essere pronti per il prossimo video. Dal mio sito potete scaricare gratis il mio portafortuna della gratitudine. È un piccolo regalo da parte mia, ma vi può aiutare a mantenere vivo questo strumento. Eccolo qui, io l'ho stampato e incollato su un cartoncino, me lo sono messa sulla scrivania così me lo guardo ogni giorno. Oppure potete scaricarlo e usarlo come sfondo per lo smartphone, come ho fatto io per un periodo, così potete guardarlo e ricordarvi della gratitudine ogni volta che prendete il telefono in mano, cioè spessissimo. Ora condividete il video perché ci sono tante persone che hanno bisogno di ricevere queste informazioni e fare chiarezza. Siate compassionevoli anche nei confronti delle persone a cui volete bene, è un buon inizio. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Dettagliata ti...